e anche pressioni esterne. Presidente, ieri quando io ho presentato l'emendamento all'articolo 40, le dirò che tranne il Papa e tranne Putin mi ha chiamato tutto il mondo. Tutti. No, forse anche la Merkel non ha chiamato. Però è veramente incredibile come qualcuno pensi di utilizzare il momento dell'occupazione dell'Aula da parte di un movimento di opposizione per riuscire a determinare quelle pressioni che fanno prendere un emendamento una strada piuttosto che un'altra. Il mio non voleva essere un emendamento provocazione o trappola. Era per me l'emendamento re nudo. Deve venire fuori finalmente la verità, perché non ho ancora capito se la riforma qualcuno la vota, perché se non la si vota entro l'8 di agosto si va a votare, o viceversa non la si vota perché se no approvata la riforma si va a votare lo stesso. Però purtroppo è una riforma legata allo scioglimento delle Camere e questo non mi sembra il massimo dello spirito costituente. Purtroppo, Presidente, e le esprimo anche la solidarietà, perché se ho ricevuto le pressioni io, stando all'opposizione, non so e non oso pensare che cosa ha ricevuto lei. Sicuramente le giacche le dovrà cambiare, perché le tasche non ne ha più, gliele avrà strappate da tutte le parti.